Dottoressa Imati, qui a Firenze avete presentato una guida molto importante. Che cos'è e a chi è rivolta? Allora, la guida si chiama Includendo 360, è rivolta prevalentemente alle famiglie, ma di grande utilizzo anche a noi medici, per cui sia ai pediatri di libera scelta che alla medicina generale. Che cos'è? È una guida molto semplice dove sono trattati tutti gli argomenti della disabilità, e per cui già dalla nascita del bambino tutte le domande, diciamo, di invalidità che debbono fare, per cui tutti i percorsi burocratici che spesso non sono conosciuti dai genitori, l'inserimento a scuola fino ad arrivare al dopo di noi. Abbiamo anche all'interno della guida argomenti come la tutela legale, abbiamo anche tutte le detrazioni fiscali, diciamo tutto ciò che concerne la vita di un ragazzo disabile, di una facile lettura, per cui dedicata proprio ai genitori e ripeto anche a noi, perché l'abbiamo utilizzata anche noi prevalentemente per aiutare le famiglie. Dottoressa, si parla poco di disabilità in Italia, secondo lei? Sì, credo di sì, direi di sì. Non è, o forse correggo un attimo la risposta, non so se si parla poco, forse si parla male e non si parla, diciamo, non se ne parla correttamente. Tutte quelle che sono, diciamo, le tematiche dell'inclusione sono spesso trattate, ma tra il dire e il fare c'è veramente tanta differenza, e le realtà sono sempre molto diverse da quello che viene scritto sui testi anche di legge.